Avevamo dunque ripromessi di ritornare allo zodiaco, siamo andati indietro di migliaia di anni attraverso una vera e propria cavalcata anche dal punto di vista dell'iconografia con luoghi dell'infinito. Riprendiamo proprio da qui. Sono tantissimi i significati che in antico, ma anche oggi se vogliamo, si attribuiscono alla modalità di descrivere le stelle che ci arriva da lontano, da lontanissimo, ci arriva da popoli molto diversi tra loro, lo abbiamo visto la puntata scorsa, guardare il firmamento, scoprire l'infinito, da Dante a Iliot il cosmo come destino e naturalmente l'immagine in copertina è bello rivederla proprio perché ci fa riconoscere questi simbolici Gemini, ad esempio, o Taurus, o Aquarius, o Libra, che forse è il termine più diverso, perché noi la chiamiamo bilancia. Ma come vi dicevo, dal punto di vista anche cristiano, dell'età quindi successiva agli Egizi, ad esempio, oppure ai popoli mesopotamici, che pure dettero tanta importanza appunto al guardare le stelle e descriverle, il mondo cristiano vede, tanto per cominciare, proprio l'ariete come segno importantissimo dal punto di vista simbolico. Riprendiamo con l'articolo di Franco Cardini. L'ariete o montone è l'ovino maschio adulto dai grandi corni ritorti a spirale, sovente asimmetrici. Ha un grande valore presso i popoli di cultura originariamente nomade e pastorale della mezzaluna fertile e del bacino mediterraneo per la sua forza guerriera e generatrice, per i pregiati prodotti di cui è dispensatore da vivo e da morto, lana, corni, pelle, carne, e per il forte carattere totemico del quale sembra dotato. Adesso il termine totemico non ci dilunghiamo a spiegarlo, ma sicuramente significa innanzitutto il fatto che davanti a un'immagine storicamente i popoli, non solo nell'antichità, era come se sentissero la necessità di adorare. Nella Bibbia l'ariete è l'animale sacrificale per eccellenza. Un ariete sostituisce per grazia divina Isacco nel sacrificio abramitico. In questo senso l'ariete diviene nella simbolica cristiana uno dei segni privilegiati del Cristo, agnello sacrificale, raffigurato nel vigore della prima giovinezza, come già provvisto dei corni, mentre il mondo greco conosce il mito dell'ariete dal manto aureo. Poi si sarebbe chiamato il toson d'oro, sacrificato nella Colchide, e sicuramente a qualcuno le reminiscenze scolastiche sono già tornate in mente. Ma noi guardiamo lo splendore di queste illustrazioni da un manoscritto indiano custodito alla British Library di Londra, poi ancora un tempio cinese che ha il segno zodiacale del bue in una pittura murale, quindi naturalmente siamo ritornati proprio all'ariete. Regalità e forza sacrificale dispongono l'ariete a essere segno di saggezza. L'Hermes ellenico è anche Chiroforos, cioè porta un ariete sulle spalle, simbolo questo che verrà adottato anche dal Cristo buon pastore. Nell'esegesi cristiana l'ariete rinvia inoltre all'Agnus Dei, il toro al vitello sacrificale dell'Antico Testamento e al simbolo dell'Evangelista Luca nel sistema tetramorfico, i gemelli alle due nature di Cristo e ai due testamenti, il leone alla divina regalità e alla resurrezione, poiché i bestiari insegnavano che il cucciolo di leone nasce morto e la madre gli restituisce la vita con il suo alito. Sagittario e Scorpione erano simboli del peccato e del demonio, i pesci degli ebrei e dei gentili, in quanto vivevano grazie all'acqua, a sua volta simbolo del battesimo.
in pochissime righe abbiamo ritrovato tanta sapienza, tanta conoscenza e anche forse un po' di stupore, come in cielo, così in terra. Un'espressione così intrisa naturalmente della nostra fede di oggi, della rivelazione che il Signore ci ha dato. Eppure l'espressione come in cielo, così in terra può essere benissimo appunto adoperata anche in questo ambito. E proseguendo troviamo moltissimi elementi interessanti che spiega il medievista Cardini. Ciò che è in alto è come ciò che è in basso e l'universo è retto da una rigorosa, implacabile rete di analogie. Tutto questo, vi ricordo, lo credeva l'uomo del Medioevo, quindi l'uomo cristiano per eccellenza, perché il Medioevo, così come raccontato, in particolare in questi passaggi, è il Medioevo appunto dell'Europa che si forma attraverso la fede, attraverso la Chiesa. Osservazioni fondate su calcoli astronomici e con una sempre presente valenza, sia astronomica che astrologica, hanno interessato già i primissimi edifici sacri della cristianità. Dunque la fondazione delle città come quella degli edifici è un atto sacro. Per questo non solo si sceglievano i giorni, ma anche le ore e gli istanti appropriati. E riguardo a come si faceva a trovarli, abbiamo già detto, dipende molto da questa lettura delle stelle. Raffigurare il tempo nello spazio, cicli dedicati allo zodiaco popolano gli edifici di Medioevo e Rinascimento, quindi andiamo anche più avanti rispetto ai classici secoli cristiani e intanto però ci godiamo proprio queste illustrazioni. Segni zodiacali di antichissima origine non solo vennero conservati in un contesto cristiano, ma divennero riferimento immaginativo costante per la comprensione del cosmo. Astrologia e astronomia sono state discipline a lungo in sintonia tra loro. Con la prima si ritenne di poter prevedere il futuro, astrologia, sia del singolo uomo che del mondo, e ci si collegò con le credenze religiose dell'epoca. Con la seconda si misero appunto conoscenze rigorose sugli astri e sui fenomeni a essi collegati. Andiamo a scoprire che cosa abbiamo già visto in termini di splendore iconografico: i fratelli Limbur, l'uomo anatomico, con la fascia dei segni zodiacali delle tre Richeurs du Duc de Berry. Qui siamo nel Rinascimento, prima metà del 1400. La miniatura è conservata a Chantilly. Poi la storia della Vergine, abbiamo visto sempre nell'altra pagina, segni zodiacali e mesi nella vetrata splendida del deambulatorio della celeberrima cattedrale di Chartres. Invece in queste pagine i segni dello zodiaco sono tratti dal pavimento musivo della cattedrale di Otranto, quindi siamo nel XII secolo. Lo zodiaco raffigurato infine nel pavimento marmoreo dell'abbazia di San Miniato a Firenze. Guardate ancora che diversità, nonostante il soggetto sia sempre lo stesso. Questo è il mese di aprile, secondo Francesco del Cosso. L'affresco è nel Salone dei Mesi a Palazzo Schifanoia a Ferrara. E siamo nel pieno del Rinascimento. Poi zodiaco e costellazioni, un secolo dopo, XVI quindi, particolare dell'affresco del soffitto della Sala dei Mappamondi. E qui siamo nella splendida villa di Caprarola, meglio denominata come Palazzo Farnese, ma poiché Palazzo Farnese è anche un celeberrimo, splendido edificio di Roma, dobbiamo ricordare che qui appunto siamo invece fuori dalla capitale, pur essendo appunto sempre arte firmata e commissionata dalla stessa grande famiglia che ha dato alla Chiesa, come si sa, anche dei papi.
E non c'è proprio tempo per seguire ancora il testo perché non voglio farvi perdere questo bassorilievo, ad esempio, cornici lobate col segno del cancro e il mese di giugno 1220. Siamo sulla facciata della occidentale, quindi non la principale, della cattedrale di Amiens, di nuovo la Francia. E inoltre, ritornando nella Francia, questa volta nel cuore di questo grande paese, a Vézelay, la lunetta del portale della Basilica di Santa Maria Maddalena. Qui siamo un po' più indietro ancora, cioè nel XII secolo. La conclusione della storia dell'architettura, l'uso dello zodiaco consente di individuare continuità e sconnessioni tra Medioevo e Rinascimento, quindi c'è anche qualche salto a livello anche simbolico. In se stesso il tempo era mistero allora, inscritto in un'unica realtà. Oggi, come ha scritto il contemporaneo Carlo Rovelli, un grande divulgatore che di mestiere fa il fisico, tentare di afferrare il tempo nella comprensione è come tenere tra le mani un fiocco di neve. Man mano che lo studiamo, ci si scioglie tra le dita sino a sparire. Cosa significa allora? Che se una volta appunto l'universo era comunque letto dai parametri, dalle convinzioni, dai valori dell'uomo, e noi lo guardiamo naturalmente anche con nostalgia, ma soprattutto considerando lontano, ingenuo quello che si faceva rispetto alle grandi conoscenze di oggi, oggi appunto i grandi esperti non fanno che confermarci che siamo davvero lontani da scoprire l'essenza del tempo e anche delle stelle. E adesso rientriamo nell'alveo scientifico perché siamo passati attraverso quella bellissima frase di un grande fisico come Carlo Rovelli, e però andiamo a qualcosa che sicuramente è in parte ancora misterioso, ma è stato scoperto in una maniera molto molto più precisa rispetto a tanti ambiti di cui ci siamo occupati. Stiamo parlando del mondo animale, in particolare dei cetacei che, come ricorderete, sono dei mammiferi che comunque continuano appunto a emanare un grande fascino. Attraverso il venerdì di Repubblica, che ha in copertina di nuovo il grande Beethoven di cui ci siamo occupati e torneremo a occuparci quest'anno, scopriamo un articolo di Giuliano Aluffi in cui già il titolo ci dice molto. Ho sentito battere il cuore della balena, elettrocardiogramma nell'oceano. Un biologo ha misurato il ritmo cardiaco del gigante del mare, che diventa però lentissimo quando deve inabissarsi a caccia di cibo. E già i parametri li scopriamo subito. Se il cuore di un umano sotto sforzo dovesse superare i 600 battiti al minuto, i 100 metristi potrebbero fare solo pochi metri prima di crollare privi di vita. Invece il fatto che sotto sforzo il cuore della balenotte era blu, quella che dal punto di vista scientifico si chiama Balenoptera musculus, sia oltre 8 volte più veloce rispetto a quando è a riposo, è la normalità. Lo mostra uno studio che per la prima volta ha sottoposto il cetaceo più grande del pianeta appunto a un elettrocardiogramma che peraltro vediamo nella sua semplicità di cambiamento del ritmo cardiaco. E naturalmente la questione è sempre legata all'ossigeno, è sempre legata alla ricerca del cibo. E però qual è stato forse l'elemento che ha scatenato in me il desiderio di farvi conoscere questa splendida esperienza, questo modo di utilizzare i denari della ricerca scientifica proprio in questo ambito, sia pure non denari italiani, sia ben chiaro, qui siamo all'Università di Stanford, quindi negli Stati Uniti d'America. Il fatto che 3 milioni di anni fa già era stato ideato questo sistema.
un sistema di foraggiamento che consente un uso intensivo del cibo e fa aumentare rapidamente le riserve di grasso, così da consentire ai cetacei lunghe migrazioni attraverso aree meno ricche di krill. Il krill è un pesciolino particolarmente piccolo, è qualcosa che rappresenta appunto il principale sostentamento per questi grandi cetacei e che passa attraverso i denti celeberrimi delle balene, che sono chiamati fanoni, che appunto nelle rappresentazioni anche per i bambini hanno così un'importanza anche tutta peculiare. Dunque, krill e pesciolini. Ma soprattutto abbiamo sentito capacità che addirittura risalgono a 3 milioni di anni fa, come racconta Giuliano Aluffi. Questa strategia, secondo il paleontologo marino Nicolas Pienson, è diventata vincente già appunto quando il clima nell'emisfero nord del pianeta divenne più ciclico e stagionale, 3 milioni di anni fa appunto, con una proliferazione di pesci e invertebrati marini nelle acque vicino alle coste, ma in maniera ancora per nulla uniforme. Adesso però lasciamo gli studiosi dell'Università di Stanford a tutti i loro avventurosi, potremmo dire, risultati, perché si parla anche di scoprire per quale motivo ancora c'è la respirazione attraverso l'ossigeno dopo 3 milioni di anni, perché andiamo un po' nel futuro con un servizio che ci parla di tecnologia. Amati, utili e sempre più presenti nelle nostre case, questi piccoli robot ubbidienti che usano l'intelligenza artificiale per semplificarci la vita, sono sempre in ascolto. Ascoltano per poterci rispondere e registrano tutto. Chi compra questa scatoletta la compra per questa ragione, non per altre ragioni. Quindi dovrebbe essere consapevole del fatto che tutto quello che dice viene analizzato al fine di comprendere il significato delle parole. Quindi anche gli smartphone sono oggetti che di fatto ricevono l'audio, lo comprendono e poi agiscono di conseguenza. Dobbiamo abituarci all'idea che in qualunque interazione audio la nostra voce viene spedita dai server remoti, sicuramente si troveranno oltreoceano, e viene analizzata al fine di riconoscere il significato delle nostre parole. Non abbiamo informazioni sul fatto che poi dopo questa analisi la voce venga, la registrazione venga distrutta. Ascoltati e registrati, dunque, quando chiediamo al telefono di chiamare qualcuno, fare una ricerca o mettere musica, ma anche quando chiacchieriamo con un'amica mentre siamo in auto, mentre pranziamo. Ma un minimo di precauzione è possibile? Ormai dobbiamo rassegnarci a essere spiati 24 ore su 24. Siamo sotto sorveglianza in un certo senso, e questo è questa è una realtà che è legata all'impiego di queste tecnologie. Noi possiamo difenderci perché è molto importante avere una comprensione e capire quali sono le possibili conseguenze di un comportamento. Quindi difenderci è secondo me basato su una cultura di base, io la chiamo alfabetizzazione della sicurezza, soprattutto per quello che riguarda i dati personali. L'antivirus più potente sta nella nostra mente. Riprendiamo in mano la rivista Credere, la gioia del Vangelo si chiama, non soltanto con il verbo credere, appunto, è questa testata. E ci racconta la storia di un uomo che si è dedicato alla pace da molto tempo, in una maniera peculiare, naturalmente, con tutte le sue forze. E in questo mese di gennaio vale la pena di ritornarci su questo tema. Don Renato Sacco, la mia parrocchia scuola di pace, luminarie spente, solidarietà accesa. L'esperienza di Cesara in Piemonte, dove è parroco il coordinatore di Pax Christi.
Sicuramente quando si nomina questa realtà ecclesiale che è Pax Christi, vi viene in mente anche il grande Tonino Bello, ma qui che ha conosciuto molto bene Don Renato Sacco, ma qui invece andiamo dalla Puglia al Piemonte, appunto. Una parrocchia in cui l'aiuto concreto per il prossimo viene dato anche attraverso la sostituzione da più di 30 anni delle luminarie classiche dei tempi di festa con i lumini della solidarietà. Don Renato Sacco è parroco e coordinatore di Pax Christi, abbiamo detto, a Cesara, a 64 anni. Il suo impegno, appunto, è sempre quello della pace, della giustizia e della solidarietà. Quest'anno le offerte sono state devolute per i poveri del territorio e per una clinica in un campo sfollati in Siria. A far brillare le feste, i lumini che si acquistano nelle mercerie del paese, poi posizionati sui davanti. Evidentemente nessuno vuol privare di una modalità così naturale, così consueta di far festa che sono le luci, si vuole soltanto giustamente usare la creatività per far sì che tutto diventi anche solidarietà, anche quindi pace vissuta. E cosa abbiamo ancora all'interno di questo lungo servizio? Il racconto dei 40 anni di impegno che affonda anche nella consapevolezza della gravità della guerra che Don Renato Sacco apprende in famiglia. Mio nonno, quando moriva un vitello, diceva: però non è mica la guerra, per dire che questo, la guerra, è l'unico guaio a cui non c'è rimedio. E poi ancora una scheda su Pax Christi, movimento internazionale per la pace, nato in Francia nel 1945, giunto in Italia 9 anni dopo, cioè nel 1954. A orientarne le scelte, l'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII. Tra le figure più significative del movimento, i vescovi Luigi Bettazzi, che è ancora vivente, ha 96 anni, presidente dal 1978 al 1985, il già nominato Tonino Bello, che lo fu dal 1985 al 93, anno della sua morte. Pax Christi promuove la marcia della pace di fine anno, che quest'anno è stata a Cagliari, un evento davvero pieno di suggestione nel capoluogo sardo, e questo è un evento, appunto, a cui possiamo tutti partecipare ogni anno, giusto il 31 di dicembre, giusto come veglia rispetto a quella giornata mondiale della pace che è sempre l'inizio dell'anno, un inizio dell'anno civile, come sappiamo. Ma intanto siamo arrivati a darci appuntamento di nuovo alla prossima settimana, conservando tante suggestioni, ma cercando ogni giorno con la nostra luce, che è soprattutto nel Vangelo, ma certamente anche in un piccolo sforzo quotidiano, di conoscere proprio per creare un mondo migliore.